Ciao a tutti ragazzi. Allora, ora non so se già si vede dal portatarga chi ci ha messo le mani su questa Vespa, più che altro sul motore, che è qui, come si sa. Allora, ora ci si appresta a fare l'accensione, la prima accensione montato. Non so se si nota che per ora ho messo questa stagna col tubicino attaccato al carburatore, giusto per provarla. Dopo poi si proverà tutta per bene montata. Ok? Allora, accendiamo. Vediamo un po', eh. Partirà la prima. Boh, chi lo sa. Proviamo. E c'è quasi. Cosa si vuole di più? Come canta sto motore? Direi ragazzi, diamo un grande, c'è poco da fare. Vediamo l'aria, senti come canta. Perfetto, abbasserà un po' il minimo ora perché ok, già mi garba di più. Ragazzi, mi rendo di un grande, c'è poco da fare, è un grande, c'è niente da dire, dai. Va, che la meraviglia. Piano col gas logicamente perché è il rodaggio. Ok, poi ci si rivede quando è rimontata. Che fai? Video. Ciao raga, nulla, ho smontato questo motore di Raffaello. Era pieno, chi c'ha Instagram l'ha visto, era pieno di pasta rossa da tutte le parti, anche sulla campana. È un video bugie perché eccolo qua, la campana. C'è ancora, mi grattavo il dito. Pasta rossa, guarda, pasta rossa, che poi anche se sembra una stronzata, ma se vai in mezzo ai rapporti qui, poi dopo può saltare un dente. Bene. Oh, mire, che l'ha finita sta motore? L'ho finita. Se l'ho finita, tu me lo dici. Vediamo se parte, via. L'olio l'ho messo. Olio cuore. Per sentire il motore in forma. Chi manca? Manca il carburatore. Manca il carburatore. Poi manca anche nella scatola, manca il manicotto, eh. Vediamo. Raffaello. Manca il manicotto. Preciso. Poi sa mettere anche la marmitta. Per ora si deve provare, quindi la marmitta la si mette così, si mette a guarnizione. Ora
Vedi, si fa corrente. Ho voglia, si fa luce Empoli. Stato strizzato? Sì, volano. Chissà perché io sono un bambino, quando accendo un motore è sempre... Emozione? Sì, è sempre emozione, non so se parte o non parte. Volano. Guarda qua, a me Tesla mi fa una sega, mi fa, eh? No? Guarda qua. Mettilo te, vai. Guarda bella. Oh ragazzi, ho fatto una Vespa wireless. No? Non è wireless. Vediamola però. Che bene, bene la sega. Fa vento. Fa vento. Ma senti io il vento fa. Boia. Yeah. Se non si chiamava ventola, no? Ora facciamo il wireless. Raga, io sono felice. Guarda, anche con la poca benzina è rimasta dentro. Come c'è nel rodaggio, ebbene sganciarlo. Va bene, io continuo questo a posto. No, uno non riesce ad andare. Vediamo. No, sta finendo. Un gocciolino. Perfetto, 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 perfetto. Mi compiaccio con la Titti perché, ragazzi, il motore l'ha smontato e l'ha rimontato. Vabbè, gli ingranaggi dentro ho messo io, però smontato nel senso le viti e tutto, statore, volano, l'ha aperto lei e l'ha richiuso lei, il resto dentro l'ho fatto io, il cilindro l'ha montato lei, in poche parole insomma ragazzi ha fatto tutto lei, io ho montato la marmitta, il carburatore, il collettore l'ha montato, chi l'ha montato il collettore? Io? Questo no, quello l'ho montato io. E allora ti ha montato tutto te, io che ho montato la pedivella. Sì, vabbè, oh. Vai. Un po' per uno, fa male a nessuno. Alla grande raga, ma chi ce l'ha una donna come me? Eh? Chi ce l'ha? Io ce l'ho. La numero uno. Non dite la numero due, perché è una donna, quindi io sono uomo e numero uno. La donna a numero uno. Ciao raga, siete fantastici, mitici numero uno, yeah. Semplice, semplice, facile, facile, veloce, veloce. Fischia. Eccoci di nuovo di qua. La Vespa è quasi pronta, mancano solo alcuni accorgimenti, ho montato la sella,
serbatoio. Ok, ora si riprova, sicuro sarà ancora fredda, a rimetterla a moto. Vediamo se entra il primo colpo. Tiriamo l'aria. Perfetto. Che vogliamo dire? Io sono rimasto sinceramente contento. Perché va. Il minimo. Non posso pretendere assolutamente niente da parte mia. Ho fatto un bel lavoro, sia Mirelio che incoraggiamento la collaborazione della Titti. Niente da dire, dai ragazzi. Però non sarebbe per nulla integrate o the great, come volete dire, praticamente chiaccia, niente da dire ragazzi, dai. Io sono rimasto contento e veramente non c'è niente da dire.